Dai, non aspetta, tempo il mondo non è sicuro. Nove tre quarti. Ok, l'otto. Sì. Grazie, Roberto. Il giorno della festa della mamma. Ciao Giorgio, allora, come stai? Ciao. Ciao Michela. Mamma, mamma, è la festa della mamma? Sì, sabato 8. La mamma come sta? Bene. E la bambina? Benissimo. E il presunto padre? Super bene. Di sicuro, lo so. Senti una cosa, si sta riaprendo piano piano. Sì, speriamo. Speriamo, perché sennò qui... È la fine. È la fine. È la fine. È la fine. Che devo guardare lì, ciao. Ecco, brava, ciao. Ma tu sei esperta, sei un'attrice. Nata. Le chiacchierone, no? Famose. Una volta. Io non ti chiedo di abbassarti la mascherina, no, perché... Questo va anche addirittura in America, in Inghilterra, in Germania. Siamo troppo avanti. Sì, troppo avanti. Dobbiamo dare una dimostrazione di correttezza, ma sì, un volto come il tuo non si potrebbe perdere. E non facciamo questa volta, niente, niente. Mi dispiace. La mascherina, sto dentro il locale, la mascherina la devo tirare su. Dopo fuori, se cammino sola, io me la tolgo, però... Beh, te la abbassi, ma sì, se incontri qualcuno te la ritiri su. Facciamo così, certo, sì, questo sì. Perché adesso sembra che si butterà, tutti si abbracceranno, tutti quanti, e non vorrei che andasse di nuovo su sto Covid e poi ci richiudono, capito? Io mi auguro di no. Speriamo di no. Speriamo. Qui la chiudiamo qui, eh. Se no è meglio, perché se no cominciamo a dire delle cose che non sono... Che dici tu? Bravo Giorgio, più di me. Anche perché, no, fammi finire la conclusione, da via col vento. No, volevo dire semplicemente questo, è importante, perché io lo sai che ti stimo molto, che sei una persona che quello che pensa te lo dice nella dovuta maniera, però è onesta. Quindi speriamo che si ritorni come questa, vedi, questa non c'ha la mascherina. Alla normalità. È alla normalità, perché... Ci vuole buon senso, Giorgio. Buon senso, sì. Da parte di tutti. Sì, buon senso e... Da parte di chi ci comanda e da parte della popolazione. Esatto. E prudenza, come se guidassi la macchina. Prudenza, che... sì, certo. Quindi. Il virus c'è, ci dobbiamo convivere. Ma certo che sì. Se... Però deve ripartire anche l'economia. Guarda, non c'hai la mascherina, ma l'occhio è sempre quelli. Sì. Mettete anche gli occhiali, così non deve... Guarda, ce l'ho gli occhiali da vista. Adesso la prossima volta che passi mi metto gli occhiali da vista. Va bene, sono così. Sono intellettuale. Senti, quando mai sei stato intellettuale? Mai. Che tutti intellettuali, tutti capisci, e poi guarda un po' che situazione. Capito? No, ma perché, scusa, adesso voglio farla anche un non po'. Non la buttassi sulla politica? No, non la butto sulla politica, però voglio dire, a un certo momento che mi chiudono alle 10, cioè voglio dire, anche cioè, capito? Quello che, cioè, io non lo voglio dire, però mi viene la voglia di dirlo, ma insomma, qui, speriamo in Draghi. Sì, speriamo in Draghi, dillo con i tuoi punti di vista. Con la tua voce. No, punti di vista. Non ti piace? Beh, l'uomo Draghi. Cioè, c'ha l'età. E c'ha l'età. No, c'ha l'età. Lo dovevi dire da giovane, io me lo ricordo. Io ho altri canoni di bellezza, adesso se Draghi è sì, bello. Sì, tuo marito è il primo, dico bene. Il secondo sarei io? No, io non ho, per carità. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo? C'è sta un secondo, un terzo. Sì. Ma no, ce n'è un primo solo? No, c'è mio marito, poi c'è il figlio grande. Vabbè, io sto... sì, il figlio grande. Oh, bello. Tanto. Brave persone, bravi ragazzi. Speriamo. Ma alla sorellina come la tratta? No, bene. Perfetto, allora stiamo a posto, eh? No, allora, quello sì, però... Adesso io mi allontano con il carrello. Vedi? Guarda, è roba da film, da Hollywood. E vediamo l'ultima... Posso riprendere l'immagine di Marilyn? Quello che vuoi. Ah, beh, oddio, meglio di no. Ecco, con Marilyn, un buon augurio. Oddio, ci ha lasciato.